Buon pomeriggio e benvenute e benvenuti a questo nostro appuntamento che è registrato e quindi invito tutte e tutti alla consapevolezza del fatto appunto che siamo in registrazione e vi dico subito i motivi di soddisfazione per questo evento di oggi. E il primo è che questo evento corona anni di lavoro di ricerca. Non è un evento estemporaneo, è il culmine, noi speriamo naturalmente, una tappa, quindi non la conclusione, ma sicuramente è il culmine di un lavoro fatto insieme nel corso degli anni con i vari protagonisti del pomeriggio, con confronti, intanto, e ringrazio da subito Claudio Paravati della collaborazione di questi anni e in particolare di stasera. Confronti è al contempo una rivista di opinione, di riflessione ed è un centro di ricerca. Ed è stato parte in questi anni dello sviluppo del nostro centro, quindi il rapporto con Confronti è un rapporto ricco, a più dimensioni, tra le quali certamente ha avuto un ruolo particolare la dimensione di due centri di ricerca a confronto, diversi, ma accomunati da un grande desiderio di sfida e di rinnovamento di un lavoro aperto sul religioso. E poi l'incontro di stasera è il culmine di una collaborazione di ricerca con i due antropologi che sono con noi, con Pino Schirripa e Osvaldo Costantini. Io non dirò nulla di loro presentandoli, non so se lo farà poi Claudio Paravati o se lo fanno loro, da bravi antropologi, forse dovrebbero farlo loro. Autobiograficamente dovrebbero pensarci da soli e selezionare da soli cosa dire. A me spetta dire che con loro abbiamo fatto un percorso molto importante di ricerca e di confronto. Il centro, il nostro centro, presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento, nel 2016 riflettuto su come proseguire dopo ben 40 anni un percorso di riflessione e di ricerca e guardandosi alle spalle, guardando di fronte a sé, ha scelto di dare un grande peso al convergere e al dialogare di saperi diversi sul fenomeno religioso. Ecco, tra questi saperi diversi e tra le persone che hanno portato questi saperi diversi, un ruolo molto importante lo hanno avuto gli antropologi, in particolare i due antropologi che sono con noi questa sera e che hanno, a partire dalle loro rispettive e peculiari ricerche, innervato il percorso che abbiamo fatto nel centro dal 2016 e si conclude quest'anno con l'ultimo anno del secondo triennio, del loro sapere, delle loro esperienze, della loro interpretazione di una disciplina di per sé molto ricca e complessa, e rispetto alla quale si sono messi in gioco in un percorso pluriennale e in particolare per quanto ci riguarda anche un pochino attraverso la collaborazione con noi. A me piace pensare alla collaborazione di questi anni nei vari progetti di ricerca come una collaborazione in cui ci siamo un pochino messi in gioco contestualmente e un po' ci siamo sfidati a vicenda, ecco. Ed è molto significativo per me da questo punto di vista che questo percorso sia stato condiviso con due antropologi di estrazione e anche di generazione diversa, perché, come dire, nel lavoro che abbiamo fatto nel centro abbiamo cercato anche sempre
di contemplare queste varie dimensioni, anche la dimensione generazionale. Abbiamo voluto essere di nuovo un pochino come avviene con Confronti, un luogo in cui ogni generazione si mettesse in gioco e ogni generazione sfidasse in qualche modo le altre. Allora, da questo punto di vista, anche la collaborazione con Pino Schiri e Osvaldo Costantini è stata particolarmente preziosa. Diversi sono stati i progetti di ricerca che abbiamo fatto insieme, diversi i risultati, anche dal punto di vista delle pubblicazioni. Nell'ultimo numero dei nostri annali, che potete facilmente rinvenire online con annali FBK Centro ISR, trovate un dossier curato da entrambi gli ospiti di stasera, che appunto si concentra sull'interpretazione dal punto di vista degli studi antropologici della missione. Grazie mille alla dottoressa Masè che ci manda il link nella chat. Alla missione che il centro si è dato in questi 6 anni, e cioè quella di studiare, interpretare e favorire anche al meglio il rapporto tra religione e innovazione. Ora, che cosa ha potuto significare religione e innovazione da un punto di vista antropologico? Quali limiti di questo quadro interpretativo? Quale l'euristica? Qual è la possibilità di sviluppo? Ecco, su questo, Pino Schiri, Osvaldo Costantini e, come dire, al contempo Confronti e Claudio Paravati hanno tutti avuto un ruolo molto importante, al punto che quando prima ho detto i nostri ospiti di stasera mi sono morso la lingua, perché in realtà, come dire, più che essere un appuntamento con degli ospiti, è un appuntamento in cui il centro presenta se stesso, perché nessuno dei tre è in realtà, come dire, un ospite esterno al centro. Sono tutti e tre persone che hanno condiviso in tanti modi diversi il percorso di questi 3 anni. Ecco, questa era la prima cosa che mi premeva a sottolineare, soprattutto per chi non ci conosce, che appunto quello di stasera è un incontro che fa il punto su tanta ricerca fatta insieme, per la quale poi rinvio ai tre protagonisti per quello che riterranno opportuno dire. La seconda cosa che mi fa piacere sottolineare è che ovviamente poi il tema si impone, il tema ha una sua grande rilevanza da un punto di vista metodologico, perché ci sfida a una comprensione sempre rinnovata e sempre più adeguata del fenomeno religioso, e perché poi la galassia pentecostale rappresenta un prisma attraverso il quale possiamo comprendere tante cose importanti da tanti punti di vista. Una cosa che ho imparato tra le tantissime del lavoro di Pino Schiri, Osvaldo Costantini e anche naturalmente di Claudio Paravati è proprio che si può fare un lavoro sul religioso che non è ossessionato dal religioso stesso o dalle definizioni del religioso. Di recente Pino Schiri ha tenuto una bellissima lezione all'Università di Siena su questo tema. Non so quante cose poi Pino riprenderà questa sera, ma è stata una meravigliosa lezione di economia, ad esempio. Ecco, questo è molto significativo del lavoro che noi vogliamo fare, che è un lavoro, come dire, lontano da preoccupazioni autocentrate di rivendicazione di aree chiuse su se stesse della ricerca, ma al contrario, è aprire uno spazio perché si possa andare oltre, aprire uno spazio perché si possa andare oltre. Ecco, se posso fare un esempio, Osvaldo Costantini lo ha magnificamente interpretato rispetto ai temi delle migrazioni, ad esempio.
rispetto ai grandi temi della giustizia, della giustizia civile, dei diritti. E questo stesso esercizio lo compie ad ogni uscita, ogni mese confronti rispetto ai grandi temi della conversazione planetaria e anche della politica e dei... Ecco, voglio di sottolineare oggi prima di darvi la parola, perché credo che questo accomuni il lavoro che voi tre avete fatto nei diversi contesti e il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme in questo centro, anche con l'aiuto di altre persone che vedo con noi questa sera e che ringrazio collettivamente per tagliar corto, ma che naturalmente hanno ciascuna e ciascuno ha avuto, chi per più tempo, chi per meno tempo, perché abbiamo con noi stasera anche due ricercatrici che ci hanno raggiunto soltanto negli ultimi mesi, ma tutti ci sentiamo parte di questo processo che ho definito, diciamo così, come una sfida nel metodo e nei contenuti. Detto questo, ancora grazie infinite, ancora un richiamo al fatto che stiamo registrando, un grazie con la maiuscola a Isabella Masè che ci fornisce sempre un supporto straordinario e indispensabile, e la parola a Claudio Paravati per la gestione di questo momento insieme. Grazie, grazie, buonasera a tutte e a tutti, ringraziamento per avermi coinvolto in questo momento importante sia per il tema e sia perché, come ha detto il professor Ventura, è un po' come tornare a casa, devo ammetterlo. Negli ultimi anni la collaborazione con FBK, con il professor Ventura in particolare, ma con le amiche e gli amici che vedo qui raccolti questa sera per questo incontro, lo dico senza mezzi termini, è stato per noi di Confronti un punto forte su cui poggiare e costruire quel poco che abbiamo fatto, ecco, sto parlando di un altro tipo di dimensione di ricerca rispetto a chi qui rappresenta istituzioni universitarie importanti che sono i nostri due relatori, come quella di FBK, come quella delle carriere e dei lavori che avete fatto. Ebbene, però per noi è stato importante ed è il professor Ventura con la sua azione per noi è stato un modello da seguire. Quindi grazie, grazie perché appunto si torna a casa per il tema e voglio dire solo una cosa prima di ascoltare i nostri relatori con grande... devo dire curiosità, vorrei solo dirvi perché il tema ci sta così a cuore, dopo aver detto che quindi abbiamo con noi Schirripa e Costantini, Sapienza Università e Università di Messina, se non sbaglio, sì, Università di Messina, abbiamo di fronte a noi un'oretta per ascoltarli e poi la discussione. Partirei... leggendovi questa parte, questi pochi versetti del libro degli Atti degli Apostoli, in cui si legge quanto segue. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuna di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ecco, per chi pensasse che questi versetti, come dire, ci raccontino in maniera, come dire, poetica, poetante o con forti metafore, quello che accadde una volta sola, probabilmente non è mai stato, come dire, presente a un culto pentecostale. Parto subito così per vedere se questa affermazione regge o meno dai nostri relatori. Cioè, esistono delle realtà come quella pentecostale dove qualcosa accade di molto forte, che si avvicina a quello che abbiamo letto qui. Abbiamo letto delle lingue di fuoco e dello spirito che riempie letteralmente le persone fino a farle parlare in un'altra lingua. Ebbene, il parlare in altri linguaggi, parlare in lingue, come raccontato nella Bibbia, e quindi poi tradurre la lingua che deve essere interpretata di fronte all'assemblea. Ecco, ci sono tutti dei paradigmi che riguardano l'azione dello Spirito Santo che irrompe nella vita quotidiana. Non è metafora da, come dire, interpretare di un testo a noi arrivato attraverso le traduzioni, eccetera. No, e irrompe nella tua vita quotidiana, ti trasforma letteralmente, fino a rinascere per alcuni,
quindi il battesimo dello Spirito, eccetera. Questo mondo esiste. Possiamo chiamarlo mondo pentecostale o abbiamo già sbagliato tutto? Devo dire, è complicato e per fortuna abbiamo due esperti della materia che voglio subito, come dire, interrogare da parte di tutti noi. Ma una cosa è certa, è un mondo articolato che ha già una lunga storia, seppur recente rispetto al cristianesimo in tutta la sua lunga storia. È più recente, ma è già una storia e quindi è già una cosa in trasformazione. È già una cosa che non è una cosa sola, ma il professor Ventura ha parlato di galassia pentecostale e poi fantastico e post-denominazionale. Quindi esiste il pentecostalesimo o il pentecostalismo che si riconosce nelle chiese pentecostali in tutte le forme di denominazione che si danno, fino a fenomeni nuovi che di pentecostale non hanno né il nome né lo vogliono avere, e che forse noi incaselliamo in quella categoria o cerchiamo di incasellare in alcune categorie di questa galassia. Insomma, sono più domande che considerazioni, domande che, come dire, lascio aperte per i relatori. Senza prima anche citare una questione numerica. A quanto pare proprio queste forme potenti, usare questo termine, potenti nella vita delle persone, sembrano avere un successo maggiore rispetto a quelle tradizionali, del cristianesimo tradizionale, in molte parti del mondo. Non solamente in giro per il mondo, stasera parleremo in particolare di Africa, aperta parentesi, tutto quello che quel pochissimo che so, ma il mondo che ho scoperto di quella parte di Africa lo devo proprio a Schiripa e a Costantini, per la fortuna che ho avuto di incontrarli qui a Roma all'inizio della mia avventura a confronti, e quindi sono contento di sentire ancora quella parte di Africa che conosco poco e di cui non si parla tantissimo, invece è importante capirla, ma attraverso quella lente lì, appunto di quel caso studio, c'è un mondo dietro molto forte. Chiudo dicendo questo, quando con confronti ho avuto la fortuna di fare alcuni viaggi, quando ancora si potevano fare. In uno di questi viaggi andai a Cuba con un gruppo organizzato dall'Italia e finimmo a L'Avana. E non posso cancellare dalla mia testa questo culto di una chiesa, pensate, protestante a L'Avana, de Cuba, e una chiesa metodista, quindi appartenente a una tradizione che noi diciamo storica, no? Di cristianesimo storico. E il culto, la messa, la funzione aveva tutte le caratteristiche che io avrei detto pentecostali. Grande partecipazione emotiva, lode a voce alta, lunghi momenti di preghiera e di lode, abbracci della comunità, insomma, quegli elementi che io avrei definito pentecostali, e mi si spiegò come questa tendenza, questo modo di rivivere, ripensare il proprio modo di fare chiesa è ciò che ha salvato, questo ce lo disse il vescovo della Chiesa Metodista di Cuba, ha, come dire, ripreso numeri di una chiesa che andava spegnendosi dal punto di vista numerico, certo non dal punto di vista di fede o di vocazione, ma dal punto di vista del numero di membri. Questi elementi avevano, come dire, ravvivato, rinvigorito la Chiesa Metodista di Cuba. Questa è una sfida straordinaria per tutto il cristianesimo, fino al punto di dire, c'è chi ipotizza che, appunto, parlare di pentecostalismo o pentecostalesimo, chiederò conferma del termine più appropriato ai nostri relatori, non si stia parlando in realtà di un fenomeno nuovo, cioè non riprendere vigore del cristianesimo, di un cristianesimo, ma addirittura un cristianesimo nuovo, e quindi sia necessario così tematizzarlo. Insomma, come vedete, sono tantissimi gli aspetti che ci interrogano per il quotidiano, e questo è molto interessante, per ogni denominazione, perché quello che è accaduto alla Chiesa Metodista lo si ritrova nelle chiese cattoliche, in altre chiese protestanti, quindi c'è un fenomeno di pentecostalizzazione più che una denominazione unica, e è un fenomeno quindi straordinario, dirompente, che è bello comprendere. Abbiamo la fortuna di farlo con i nostri due ospiti, ho parlato tanto, ma era così, per cominciare a mettere insieme qualche elemento. Il professor Schirripa aveva promesso una definizione del tema, forse, o un tentativo, e quindi forse, se Costantini è d'accordo, cominciamo dal professore. Ho visto un pollice alzato e quindi mi sento autorizzato. Prego, prof. No, sta accendendo il microfono. Innanzitutto, Claudio, comunicazione di servizio, quanto tempo ho a disposizione? Così perché ho una Allora, io sedia. vedo dal nostro programma che avete una mezz'ora a testa, e quindi vi inviterei a stare sui 25 minuti, dato che siamo leggermente in ritardo, per poi chiudere con l'ultima mezz'ora di domande.
che se non malinterpreto possiamo, come dire, raccogliere attraverso la chat, così da insomma, diminuire i tempi di interazione. Io le leggo a voi, ve le porrò nell'ultima mezz'ora. Va bene, prego. Allora, no, prima di entrare nel vivo, un minuto però di voluti, non certo dovuti ringraziamenti, innanzitutto in ordine, diciamo, Marco Ventura, perché questo ha detto bene lui, è l'ennesima tappa di un lungo percorso che abbiamo intrapreso anni fa, una collaborazione, uno scambio, secondo me, almeno per me, molto fecondo per le cose che ho ricevuto, e mi auguro che anche per lui sia stato lo stesso. E ogni volta che, insomma, poi sono, in questo caso non fisicamente, ma a questo siamo tutti abituati ormai, alla Fondazione Bruno Kessler, mi sento un po' a casa, perché mi sento in un luogo dove ho familiarizzato su cose importanti, credo che abbiamo condiviso proprio delle riflessioni importanti. Quindi sono contento di essere di nuovo qui oggi. Poi anche un grazie a Claudio, uno per le belle suggestioni che ci ha dato, ma anche perché con lui abbiamo avuto modo di interagire e ogni volta per me, cioè, mi ha lasciato tutto questo sempre una bella sensazione positiva. Per cui grazie davvero a tutte e due. Sono breve, non perché non avrei tante cose per ringraziarvi, ma solo per non togliere tempo alle cose. Adesso invece, probabilmente, Claudio accorgerà che sono stato un po' dispettoso, perché io la do questa definizione di pentecostalismo, ma non mi piacerà, perché io è una cosa che ho detto diverse volte, ma io mi rifugio dietro l'anzianità per poter dire che i vecchi si ripetono e dunque non c'è niente. Del pentecostalismo possiamo dire tutto e il contrario di tutto, e il guaio che avremo sempre ragione. Perché? Perché si tratta di un movimento estremamente poliedrico, vario, da qualunque punto di vista lo si voglia prendere, da un punto di vista dottrinale, perché le diverse chiese che comunque si rifanno al pentecostalismo non per forza condividono esattamente la stessa dottrina. Lo si può intendere da un punto di vista organizzativo, lo si può intendere anche da un punto di vista del riferimento sociale e da quello che come antropologo chiamerei l'orizzonte ideologico di riferimento. Allora, tutto questo rende complicato parlare in termini unitari del pentecostalismo. C'è un ultimo elemento che cito adesso perché l'ha appena ricordato Claudio e che è importante a mio avviso, che è quello che possiamo chiamare il fenomeno di pentecostalizzazione delle chiese storiche. Ricordo che un ricercatore tedesco, di cui naturalmente adesso mi sfugge il nome, non mi ero preparato a parlare di questo, e proprio raccontava un episodio molto simile a quello che ha raccontato prima Claudio. Questo è molto interessante perché era credo ad Addis Abeba, comunque, a dire d'acqua, una grande città dell'Etiopia, dove lui entra in una chiesa che lui nomina nell'articolo, un artificio retorico quanto mai efficace, la chiesa X, che era una chiesa in cui c'erano tutto danze, balli, canti, ma soprattutto improvvise urla, applausi. E poi un'altra chiesa in cui, che lui chiamava chiesa Y, in cui invece il pubblico era seduto composto, si alzava giusto per cantare gli inni dal libretto, poi si sedeva. Dove avete scritto le due situazioni? Dice, la chiesa X era la chiesa metodista e la chiesa Y era la chiesa pentecostale. E in effetti tutto questo, a mio avviso, lo ritroviamo in diverse parti. Nella mia ormai lunga, e mi dispiace, vuol dire che sono vecchio ancora una volta, carriera, sono sempre interessato di fenomeni religiosi, ma una trentina d'anni fa, no, sì, una trentina d'anni fa, lavoravo in Calabria su un gruppo carismatico
cattolico, e loro stessi, insomma, accettavano l'idea di essere neopentecostali, definendosi come pentecostali cattolici, una cosa che, insomma, abbastanza diffusa. E anche lì trovavamo l'effusione dello spirito, trovavamo questi elementi, insomma, che hanno più a che fare con una pratica e con un modo di vivere il culto e la fede pentecostale con quello che siamo abituati a vedere nella tradizione cattolica. Proprio a significare come una certa esperienza vissuta della fede sembra prendere piede sul modello pentecostale, anche il che complica ancora di più il discorso. Ora, il discorso però, per non renderlo complicato a chi ci ascolta, è bene mettere i punti chiari. E dunque io pensavo di dire brevemente, dare al di là della definizione che prima ho dato, a cui credo fortemente, è complicatissimo definire il pentecostalismo, però dare due o tre elementi anche di storia del pentecostalismo per inquadrare. E noi ci teniamo di fronte a un fenomeno relativamente recente. Convenzionalmente viene definito il 1905 come l'anno di nascita del movimento, un poco più di 100 anni. Un movimento che ha conosciuto un successo straordinario, soprattutto negli ultimi decenni, ma anche prima, ed è attualmente il movimento cristiano al più alto tasso di crescita, dunque anche di conversioni, di adesioni. E come nasce? Cominciamo a dire delle cose, perché l'episodio che ha ricordato prima Claudio è importante, che lì nasce il nome, nella Pentecoste. Il pentecostalismo nasce proprio dall'idea che la Pentecoste non sia un evento, un once for all, una cosa che è avvenuta una volta nella storia e non ricapiterà più, ma è un evento che si rinovella continuamente nella storia dell'umanità perché avviene dentro il singolo individuo. Avviene dentro il singolo individuo perché l'individuo conosce lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo entra in lui, quelle lingue di fuoco che hanno, insomma, di cui sono stati investiti gli apostoli, lei si ritrova anche nella vita. Ma quali individui? Ora ci arriviamo costruendo brevemente la storia. Scusate, ma io sono abituato a dare una lettura che sia, diciamo, antropologica, dunque per me anche contestualizzare storicamente il fenomeno è importante. Ora, nasce un momento particolare del neopentecostalismo. Da un punto di vista dell'effervescenza spirituale lo possiamo collocare nel secondo grande risveglio americano, gli anni in cui c'è il Great Awakening in America e diversi gruppi cristiani si formano, anche nuove tendenze, nuove forme di vivere la fede vengono fuori, ma è anche un momento particolare della storia sociale dell'America, il momento della grande industrializzazione, è il momento dell'arrivo degli immigrati e dei neri liberi nelle grandi città che si stanno industrializzando, liberi non più schiavi, cioè non erano schiavi da più decenni. La nascita di un proletariato urbano e di un sottoproletariato che vive in queste città vivendo di spettenti perché non riesce a entrare nel mercato del lavoro. E questo l'humus in cui nasce il primo pentecostalismo. Pentecostalismo che, ripeto, convenzionalmente si fa nascere la Azusa Street a Chicago, ma è un po' più complessa la situazione, perché è già, vediamo, sarebbe importante ricordare anche Farham, l'altro grande, diciamo, predicatore di qualche anno precedente, in cui c'è la differenza fondamentale, che è appunto il parlare in lingua, ma ci arrivo, che però invece era un bianco razzista, del Ku Klux Klan. E infatti, quando conobbe il predicatore e poi giudicato la figura preeminente del pentecostalismo, cioè Richard Seymour, che era un nero, questa cosa lui provocò diversi problemi. Però Richard Seymour prega da Azusa Street, in questa chiesa battista sconsacrata che lui aveva ricevuto
diciamo come comodato gratuito, potremmo dire, prega, riceve lo Spirito Santo e, come è noto, no? Tra i carismi lasciati dallo Spirito c'è il parlare in lingua. E lui parla in lingua. Parla in lingua e parla la lingua dello Spirito. E quello è considerato il segno della grazia, del battesimo dello Spirito, del secondo battesimo, non del battesimo che si riceve a secondo delle confessioni alla nascita o certo a un'età in cui ci si giudica maturi per riceverlo, ma perché non voluto dall'uomo, ma donato all'uomo dallo Spirito Santo. Questa è la differenza fondamentale. Perché lo Spirito Santo si manifesta in quell'uomo, o in quella donna, in quell'essere umano? Perché? Perché questa manifestazione è stata guadagnata a quella persona attraverso il suo retto comportamento, attraverso il suo darsi a Dio. Per usare il linguaggio pentecostale, per camminare nella strada di Dio, cioè rispettare la parola di Dio, rispettare la Bibbia e i comandamenti, ma soprattutto affidarsi completamente a Dio. E quando si è così, che lo Spirito si manifesta, dunque come una sanzione di una fede pienamente vissuta, ma una sanzione che nel 1905 era anche il segno della salvezza. Il primo pentecostalismo era un movimento apocalittico, predicava l'imminente fine del mondo e dunque in quanto tale era un movimento che doveva far proseliti per salvare più persone possibili. Non ci si salva credendo in Dio, ci si salva essendo born again, nati di nuovo, cioè avendo esperito lo Spirito nella forma che vi ho detto prima. Perché, come diceva prima Claudio, l'effusione dello Spirito presenta proprio le sembianze di una seconda nascita, di una rottura con la propria storia individuale, netta quando questa conversione ha a che fare, la manifestazione dello Spirito ha a che fare con una persona che ha un passato complesso, lontano da Dio, ma che può anche rinforzare la fede in Dio. Ma quello è il segno della salvezza. E solo se lo Spirito si manifesta in te che tu sei salvo. E quindi questo anelito al proselitismo era anche legato a questo. Ora, siccome vorrei andare all'Etiopia, io fino a che ora devo parlare? Che so per il conto. 45, credo. Sì, siamo intorno ai 45, cercavo il microfono. Ah, beh, ancora l'introduzione. Fantastico, allora sono bellissimo. Un quarto d'ora ancora. 12 minuti, secondo me, però cercherò di farcela. Ora, questo primo pentecostalismo, avevo citato una cosa che per me è importante, cioè dal punto di vista sociale. Era un pentecostalismo che nasce nelle fasce più povere della popolazione, nel sottoproletariato urbano e nel proletariato urbano. Non a caso il predicatore nell'America del 1905 è un nero. Intendiamoci, lì c'erano fedeli di diverse origini, compresi gli italiani. L'Italia è uno dei primi paesi in cui arrivano le missioni pentecostali. Ma quello che è importante è questo primo, diciamo, un punto di vista della sua connotazione sociologica, questo rivolgersi agli strati subalterni della popolazione. Faccio un salto un po' di cose che volevo dire. Possiamo dire che oggi è così? In realtà noi possiamo parlare di diverse ondate di pentecostalismo, di un fenomeno che si è man mano complessificato, anche perché non stiamo parlando di una chiesa unitaria. Parlare di movimento pentecostale anche perché, o meglio, come diceva prima Marco Ventura, di galassie pentecostali.
All'interno di questa galassia troviamo forme dottrinali molto differenziate, frutto del fatto che ogni chiesa nasce e si sviluppa attraverso un rapporto diretto con Dio. Non c'è, cioè il fatto di l'effusione dello Spirito, tutto questo dimostra una volontà, se volete, antigerarchica, di creare un rapporto diretto con Dio. E questo significa anche porre di volta in volta le basi per una dottrina che può essere in parte diversa. Io, per farla breve, vi racconto un solo episodio. Io ho incontrato il pentecostalismo quando facevo la tesi di dottorato. Non vi dico l'anno perché sennò vi spaventate, e il mio tutor era Vittorio Lanternari, che mi indirizzò verso quello studio. Io all'epoca volevo lavorare sui pastori africani, pastori nel senso che vuoi, non nel senso del pastore della Chiesa. E andai in Ghana e il libro che in quel momento mi serviva di più era di un sociologo ghanese, Max Assimeng, che ha fatto un breve, bel libro proprio sul Churches and Social Change, se non sbaglio si chiamava, in cui c'era un appendice con un lungo elenco di chiese, non tutte pentecostali, in parte pentecostali, in parte carismatiche, un'altra divisione non faccio, se non manco faccio introduzione nei minuti che mi rimangono. Ma la cosa interessante è che ne erano 800. Io non ho fatto un censimento perché mi sono reso subito conto del lavoro titanico che avrei dovuto fare. Ma vi posso assicurare che per ognuna delle chiese citate nel testo, che io ritrovavo nella realtà, ritrovavo almeno 4 scissioni. E questo fenomeno di fissione delle chiese lo ritroviamo continuamente. Cioè le chiese nascono, crescono, ma spesso anche si dividono, e si dividono creando nuove chiese con nuove esperienze. Il che rende ovviamente più complesso il discorso e anche più difficile seguire una comunità. Però diciamo, cosa succede per arrivare oggi? Negli ultimi decenni, la famosa terza ondata del pentecostalismo cosiddetta, un fenomeno che da quando è nato è stato subito in forte crescita, grazie anche all'azione di proselitismo a cui facevo prima riferimento, ha conosciuto un'esplosione notevolissima che ha attirato molto l'attenzione di studiosi di diverse discipline, proprio per le dimensioni. Chiunque di voi voglia fare un breve giro su YouTube, basta che metta sulla stringa di ricerca Brasil e mega churches e si rende conto di cosa è oggi in Brasile una chiesa pentecostale, dove nelle mega churches ci stanno migliaia di fedeli che assistono alla funzione che viene trasmessa in diretta su mega schermi, altrimenti nessuno vede nulla. Scusate, piccolo inciso, per ritornare alla contraddizione, tutti hanno detto, ed è vero, che Bolsonaro è stato eletto anche grazie al grande appoggio degli evangelici, un nome generale dentro cui una categoria, un contenitore troppo basso, ma dentro cui ci stanno anche i pentecostali, che è vero. Andrebbe anche detto che quando fu eletto Lula c'erano alcuni, non tutti, un numero sicuramente inferiore, ma c'erano dei pentecostali. Cioè, non è, voglio dire, identificare con una parte politica il pentecostalismo sarebbe un gravissimo errore. Lo ritroviamo ovunque, nelle sue diverse sfaccettature, nelle sue diverse versioni e prospettive. Possiamo trovare pentecostali che appoggiano Lula e possiamo trovare pentecostali che festeggiano l'elezione di Bolsonaro. Ora, però torniamo alla terza ondata. Che cos'è questa famosa terza ondata? Come ci riferiamo? Ci riferiamo a un momento specifico che ha a che fare molto con i telepredicatori americani degli anni 70, 80, Oral Roberts, per esempio,
e con la nascita in quell'alveo di quello che viene detto il Vangelo della prosperità. Il Vangelo della prosperità, in breve, che riguarda una parte del pentecostalismo. Ad esempio, in Italia i pentecostali rifiutano il Vangelo della prosperità. Io ho avuto l'onore, perché per me è stato veramente un grande riconoscimento, di essere invitato più volte ai convegni della Federazione delle Chiese Pentecostali, e non scherzo che è stato un riconoscimento. Di norma gli antropologi non sono amati dalle comunità che studiano, cioè il fatto di aver creato una relazione positiva con loro mi ha sempre riempito di gioia, e va detto anche al loro merito, anche della loro apertura verso personaggi che, tipo me, che non sono pentecostali, ma che hanno profondo rispetto ovviamente per loro. Ora, dicevo, in cosa consiste questo Vangelo della prosperità che riguarda non tanto il nostro paese, ma che ad esempio è molto forte in Africa, è molto forte nell'America Latina, è molto forte anche in Asia. Riguarda sostanzialmente l'idea che se tu segui la strada di Dio, se tu sei scelto da Dio, se tu continui a perseverare nel tuo retto comportamento, Dio ti premia. Dice, e fin qui niente di più. La novità qual è? Che non ti premia nella vita ultraterrena. Ti premia nel qui e ora di questa vita, attraverso la ricchezza. Questo è un passaggio fondamentale, perché significa che la ricchezza, e la ricchezza si intende il denaro, in una chiesa nigeriana un pastore pentecostale una volta disse ai fedeli: adesso cominciate a pregare, concentratevi tutti, chiudete gli occhi, pregate intensamente e visualizzate un assegno. Su quell'assegno scrivete la cifra che volete, se siete forti nella vostra fede, Dio ve la darà. Io in Ghana mi ricordo gente che pregava e chiedeva il vestito nuovo, la macchina, cioè quegli elementi che a noi sembrano lontani dalla fede, ma attenzione, non è così, qui è il punto a cui voglio arrivare, perché qui c'è un discorso importante, farò subito l'esempio etnografico che volevo fare. Questo qui è ora, che è ben lontano, attenzione, dalla weberiana etica protestante, perché non è un lavorare per la gloria di Dio, è il contrario, un ricevere da Dio come compenso per quello che hai fatto, come ricompensa, come sanzione della tua fede. Ma nel fare questo tu ottieni una ricchezza reale che da una parte moralizza la ricchezza. E questa è una ricerca che io sto portando a pizzichi e bocconi, perché ahimè noi l'università ormai ci pagano per riempire moduli. Se tu dici che fai ricerca riguardo al massimo, devi fare i moduli, fai ricerca, no? Però diciamo, quando riusciamo a fare ricerca, questa è una delle cose che tendo a seguire, perché sta diventando interessante vederla in diverse parti del mondo. Ad esempio anche nell'Islam oggi c'è un movimento, soprattutto nel sud-est asiatico, simile al Vangelo della prosperità, che reinterpreta ad esempio Maometto come un self-made man, e anche in quel caso c'è una, diciamo, rivalutazione sacra della ricchezza, dell'acquisizione individuale. Dunque, se volete, il contrario della ricchezza da condividere. Mi diceva oggi una mia collega che anche in Tibet sta succedendo una cosa del genere, è molto interessante. Ora, questo liberare moralmente la ricchezza diventa un dato, a mio avviso, centrale del discorso di oggi, nell'oggi, nella nostra epoca contemporanea. Perché? Perché troviamo quegli elementi che, ripeto,
valgono per alcuni aspetti del pentecostalismo, per precise tendenze, non possono essere assolutamente generalizzate, perché abbiamo altri tipi di pentecostalismo che vanno in tutt'altra direzione. Della solidarietà, dell'impegno civile, questo va detto, altrimenti demonizziamo un movimento che non merita di essere demonizzato, anzi va studiato nella sua complessità. Ora, dicevo però, questi aspetti che si legano molto bene a quella che è oggi l'ideologia dominante non solo nell'Occidente, anzi forse in maniera più forte in altri continenti. Io parlo del continente che meglio conosco, forse l'unico che conosco, che è l'Africa, dove questa ideologia è il neoliberismo. Dopo i piani di aggiustamento strutturale si è imposta una visione neoliberista della società. Cioè, che c'entra col pentecostalismo? Ci arrivo subito e poi faccio esempio concreto. Cioè, nella misura in cui predica il neoliberismo la ricchezza come premio individuale. Sto facendo in positivo quello che in genere è il discorso negativo, no? Perché non dobbiamo premiare gli svantaggiati? Perché se sono svantaggiati è perché non hanno voluto lavorare. Perché, per esempio, di questi giorni, no? Se gli date il premio di cittadinanza non prendono i 700 euro per lavorare 12 ore al giorno. Che cos'è se non un... mi viene in inglese, blaming the pools, insomma, condannare, maledire il povero. Il converso positivo, no? E questo qui cos'è? La ricchezza è un tuo premio, è un tuo valore, te la sei guadagnata. Se sei diventato ricco è perché hai saputo fare sacrifici, ti sei impegnato tanto, hai lavorato tanto, cioè, e poi uno pensa ad Agnelli, che poveraccio è nato con qualche milione, non per l'edificio diventasse buono, quello è un altro discorso. Comunque faccio tutto questo, divento ricco, grazie ai miei meriti. E qui c'è il punto di unione. Dio ti premia per i tuoi sforzi e ti premia e esalta i tuoi talenti. Il pentecostalismo in questi contesti è la religione che meglio si adatta all'idea neoliberale. Per queste prospettive e per un altro dato di fondo, la rottura. Si è detto, ovviamente non è del tutto vero, che il pentecostalismo sia una cultura contro la cultura. In che senso? Nel senso che si oppone alle culture locali pur non avendo un messaggio universalista. In che senso? Nel senso che rompe con le culture locali giudicandole pagane. A dir la verità, un linguaggio così flessibile che si adatta sincreticamente alle situazioni locali. Vedete ancora una volta quanto è complicato. E naturalmente il tempo è finito, dunque adesso faccio l'esempio etnografico. Però questo è importante perché ci permette di dire che questi due, che la rottura col passato è anche una rottura dentro la famiglia. Cioè quel mondo morale locale che voleva, ad esempio, nei contesti che io conosco, la ricchezza condivisa. Perché se io non condivido la ricchezza con la mia famiglia, se io ho un successo, in Africa si dice, tu non diventerai mai ricco perché appena fai soldi tutti i tuoi parenti vengono da te. E tu hai l'obbligo morale di dividere. Attenzione, questo obbligo morale è anche per un motivo, perché se tu non dividi vuol dire che sei una strega. Vuol dire che hai raggiunto quel denaro attraverso mezzi illeciti. Ma se tu sei pentecostale, puoi dire che l'hai raggiunto attraverso Dio e che non puoi dividere con i pagani. È un modo per rendere lecita l'accumulazione individuale. Ripeto, questo vale il Vangelo della prosperità, non per tutto il pentecostalismo, e questo ci tengo a ribadire. L'esperienza di sé pentecostale italiana è completamente diversa. Di tutt'altro genere, tutt'altro tenore. Ora, io avrei voluto parlarvi a lungo, faccio una cosa brevissima. Tutto questo diventa una pedagogia. Io ho lavorato fin quando è stato possibile, perché ormai in Etiopia non si può più andare, perché c'è in corso una guerra civile sanguinosissima di cui nessuno parla, che ha causato migliaia di morti.
in cui lo stupro è diventato un'arma di guerra, la fame non fanno passare di aiuti alimentari alle popolazioni del Tigrai, è diventato un'arma di guerra. E scusatemi, ma io queste cose ci vengo a dirle ogni volta che posso, visto che nessuno ne parla e non si capisce perché un crimine come quello che sta commettendo, i crimini che sta commettendo il governo centrale di Etiopia devono passare sotto silenzio. Comunque, scusatemi questa digressione, cosa succede? Adozione a distanza. Spesso le chiese pentecostali, non solo loro, sono coinvolte nei processi di adozione a distanza, cioè in quei progetti di educazione dei bambini. Attenzione, li fanno benissimo. Non un soldo viene speso per altro. I soldi che arrivano dall'Europa per i bambini sono tutti spesi per i bambini. Non si tratta di parlare di cose cui noi italiani saremmo abituati. Il problema è qual è l'educazione che viene data a questi bambini. Perché pur non dando un'educazione religiosa, non potrebbero, per quella che era legge Dio, che vieta questo, una visione diciamo, ampia di libertà religiosa, ma attraverso appunto la costruzione dell'imprenditorialità. Un giorno ero in un orfanotrofio assieme a un battista, un pastore battista pentecostalizzante americano, e lì arriva un suo collega, anche lui di questa chiesa battista, una persona di, io faccio l'amico di Facebook, uno di quelli che ha inneggiato al 6 gennaio, dice che la gente è generale, ma questo battista, voglio dire, lui arriva lì con dei soldi per i bambini avevano una squadra di calcio. Ora mi riduco proprio all'osso. Quando lui dà questi soldi per comprare le divise della squadra di calcio agli orfani, fa tutto un discorso con citazioni bibliche montate perfettamente, non una presa da una cosa, una dall'altra, eccetera, in cui mostra come in realtà il calcio è uno sport bellissimo perché consente, pur essendo uno sport di squadra, di sviluppare il talento individuale. Vince la squadra, ma se tu hai talento, sviluppi il tuo talento. Il giorno dopo incontro questi ragazzini per strada. Mi salutano, faccio, che state facendo? Lo vedo con un foglio di carta. Stiamo prendendo i prezzi delle magliette. Ma scusa, perché? Ah no, ce l'ha detto John, invento il nome, perché dobbiamo imparare a costruire un budget. Cioè, 9 anni. Ci dovevamo andare in giro, prendere e poi fare l'analisi di mercato. Dove prendiamo le magliette? Qui, 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 qui. Tutto questo viene fatto all'interno di cosa? L'idea di costruire una persona che nel mondo saprà muoversi e sarà di successo. E qui il punto centrale. Avrei voluto dire più cose, ma ho già rubato fin troppo tempo Osvaldo e gli chiedo scusa. Grazie, prof. Prego, prof. Costantini. Sì, buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Io mi unisco rapidamente ai ringraziamenti per l'organizzazione e per il percorso di questi anni. Taglio un po' corto perché spererei di lasciare spazio al dibattito qua un minimo. E in realtà io devo ringraziare anche Pino, non solo per il percorso. Pino Schirri, io lo conosco dal 2009, è stato mio relatore di tesi e di tesi di dottorato, ma anche per l'introduzione, perché mi consente uno di saltare la spiegazione sul pentecostalismo, perché l'ha già fatta lui, e d'altra parte mi consente anche di inserirmi in questa dinamica anche abbastanza contraddittoria sul pentecostalismo, in cui la formula forse più importante scientificamente è possiamo dire tutto e il contrario di tutto. Perché quello che ha appena detto Pino Schirripa, in qualche modo la mia etnografia lo contraddice quasi completamente. E in realtà siamo messi d'accordo su questo. Anche la anche la tua contraddice la mia, sì. Contraddice, ed è interessante. la mia etnografia si contraddice continuamente perché hai dati impossibili da definire unitariamente.
E infatti io speravo di chiudere un minuto prima e provare a lasciare delle domande aperte. La mia idea era restituire la parola a Schirri per provare a rispondere anche insieme, però insomma in qualche modo vediamo se riusciamo. Io presento un caso particolare che è l'intreccio di due etnografie, starò molto sul dato etnografico, e l'intreccio tra un'etnografia fatta tra il 2010 e il 2015 nelle chiese pentecostali eritree e un'etnografia fatta dopo, sui movimenti per il diritto all'abitare, sugli occupanti case a Roma. Sembra strano, ma i due campi si sono intrecciati in una maniera anche molto più potente di quanto mi sembrava all'inizio. Questa chiesa eritrea che io ho studiato era una chiesa di rifugiati a Roma, tutti con asilo politico, tutti venuti all'Eritrea scappati dal servizio militare obbligatorio senza fine che il governo eritreo propone, e tutti in qualche modo inseriti in dinamiche di blocco in Italia per il meccanismo che all'epoca obbligava le persone a stare nel primo paese di approdo, e soprattutto in un settore del mercato del lavoro che o non è, nel senso che c'è la propria disoccupazione, o sono lavori molto precari, non contrattu poco contrattualizzati e soprattutto poco pagati. La maggior parte dei fedeli viveva in case occupate, e questo dato lo mettiamo qui e poi lo riprendiamo perché vi parlerò prima di un rituale e poi torneremo a questo dato. Diciamo sia tra alcuni palazzi occupati proprio da eritrei in collaborazione con collettivi romani, sia invece palazzi occupati da storici movimenti romani per il diritto all'abitare. La Roma ha una grossa tradizione in questo senso, anche una forte presenza, una popolazione tra le 10 e le 15.000 persone che vivono in case occupate. Naturalmente gli eritrei, come tutti gli altri occupanti, avevano questa soluzione soprattutto perché non potevano pagarsi l'affitto, perché non ci sono forme residenziali garantite per i rifugiati, perché ci sono dei meccanismi di espulsione anche dai centri di accoglienza dopo un certo periodo, e poi anche, diciamo, a lato, perché i centri di accoglienza molto spesso producono delle dinamiche di eliminazione dell'autonomia del soggetto, quindi non si può cucinare da solo, non ha libertà sugli orari di movimento e così via, quindi anche una forma di sorveglianza e controllo. E quindi si preferisce la soluzione autonoma, che è appunto l'entrata nello spazio occupato. La particolarità di questa chiesa che ho studiato era che rispetto alla storia eritrea, caratterizzata da una lunga lotta di liberazione tra il 61 e il 91, connotata in senso anticoloniale e in senso antiimperialista di liberazione dall'Etiopia, vista come una potenza straniera invadente, ecco, questa storia è una storia ritenuta peccaminosa. Il tempo in cui le persone erano troppo impegnate in politica e il tempo in cui avevano abbandonato la via di Gesù. E nel dualismo pentecostale, l'abbandono della via di Gesù equivale ad aver intrapreso la via di Satana, la via del mondo. E quindi questo spazio era criminalizzato, anzi demonizzato, proprio nel senso letterale del termine. In questa prima battuta potremmo ragionare sul dibattito attuale dei rapporti tra pentecostalismo e neoliberismo, se ci fermassimo a questo dato, stando alla conferma, cioè a una depoliticizzazione dei soggetti, che è un altro tratto tipico della costruzione neoliberale del soggetto, che vuol dire anche un po' tutto il contrario di tutto. Però in realtà la situazione della mia etnografia mostra che, come sempre, la realtà è molto più complessa delle teorie e anche dei dibattiti scientifici. Per farvi capire di che cosa sto parlando, vi porto proprio all'interno del meccanismo religioso, all'interno del meccanismo rituale in questione, approfittando del fatto che il mito di fondazione del pentecostalismo, questo fenomeno di possessione da parte dello Spirito Santo, è già stato spiegato.
Il centro della chiesa era uno spazio rituale in cui molto spesso si operavano delle forme di esorcismo collettivo, molto poco esorcismi individuali, perché era una chiesa molto piccola, una settantina di iscritti, era una delle chiese che presenti a Roma, e ogni, diciamo, ciclicamente in questa chiesa si proponeva un qualcosa di diverso dal solito sermone. Era un rituale che io chiamo appunto di esorcismo collettivo, in cui la predicatrice consentiva la fuoriuscita delle preoccupazioni delle persone rispetto alla materialità dell'esistenza. In particolare, in questo frangente, la predicatrice tirava fuori le preoccupazioni, quindi la mancanza di casa, la mancanza di lavoro e la mancanza della possibilità di spostarsi in altri paesi per via delle regolamentazioni europee sulla libertà di movimento. Questi erano i temi della predicatrice pentecostale, e di fronte a queste tematiche la Chiesa si presentava in modo scomposto, la preghiera non era coordinata come al solito, la glossolalia che marcava la venuta discesa dello Spirito Santo del soggetto non partiva, non funzionava, il rituale in pratica si bloccava, il simbolo non operava, si potrebbe dire in termini ancora più tecnici, e in realtà la chiesa era riempita semplicemente di urla e di gesti scomposti, irriconoscibili. Pian piano la predicatrice inseriva dei meccanismi di interpretazione del male proposto, e quindi diceva che Dio aveva dato un messaggio a lei, un messaggio di speranza, che tutti dovevano urlare vita, perché c'era un demone che li voleva costringere a pensare ossessivamente alla mancanza di lavoro, alla mancanza di casa e alla mancanza della possibilità di spostarsi in altri paesi. Questo demone aveva il compito di portare le persone alla pazzia, perché, piccola parentesi cosmologica, nella definizione pentecostale del soggetto, la malattia apre le porte ai demoni e dunque disturba il cammino verso la perfezione spirituale del singolo, dell'individuo, della persona, del fedele o della fedele. Ecco, in questo momento in cui veniva inserito il demone, il male veniva esplorato e veniva dato un nome, questo è tipico dei processi di interpretazione e di cura anche del, diciamo così, cure religiose, cure tradizionali, il processo di nominazione del male. E veniva inserito immediatamente la possibilità di urlare il nome di Gesù che avrebbe cacciato questo demone. E quindi le persone si mettevano con questo gesto che caratterizza il pentecostalismo etiopico ed eritreo, che è un taglio della mano stile karate, e urlavano il nome di Gesù, Jesus Shem, e pian piano la Chiesa tornava verso una normalità e verso un'avvenuta discesa dello Spirito Santo. Pian piano le persone recuperavano la glossolalia, recuperavano i movimenti composti classici della chiesa e della preghiera, coordinavano le parlate in lingua, le glossolalie da una persona all'altra, questa forma di comunicazione, e tutto pian piano tornava alla normalità, finché le persone uscivano poi dalla chiesa tranquille e mi dicevano: siamo riempiti di Spirito Santo, tutto a posto, torniamo alla nostra vita normale. Il meccanismo esorcistico potremmo parlarne a lungo, in realtà la tecnica sembra essere molto semplice per l'antropologia italiana, secondo me non banalmente inseribile in un meccanismo di interpretazione De Martiniana. De Martino velocemente sosteneva che il fenomeno magico religioso, la magia, la religione permettevano il riscatto della presenza, e in particolare il centro della tecnica esorcistica individuata dall'autore stava nel fatto che il rito ripresentificava il mito con tutte le implicazioni e le conseguenze. E dunque, se la situazione, il negativo dell'esserci, il problema reale, veniva tolto dal fluire storico e messo sul piano extramondano, in cui il mito aveva già risolto la questione in illo tempore, in quel tempo,
per un meccanismo un po' più complicato di come lo sto mettendo adesso, del così come, il problema poteva essere risolto anche qui ed ora. Ma il problema fondamentale della tesi de Martiniana è che il riscatto della presenza consente alle persone di agire di nuovo in termini culturali, valoriali, cioè di agire secondo valori. E quindi di ritrovare il radicamento in una comunità che è unita soprattutto dal senso che dà alle cose, e soprattutto di confinare il problema, la crisi, dentro uno spazio rituale e non farla emergere nel quotidiano. Questo era il meccanismo di riscatto della presenza, qui semplificatissimo per ragioni di tempo, de Martiniano. E quello che mi interessa in questo intervento, che provo anche a tagliare in realtà per lasciare spazio al dibattito, è una dinamica particolare, perché apparentemente io mi ero soffermato su questo dato anche a partire da una conversazione che ebbe luogo nel 2011 in un'occupazione abitativa a Roma, molto famosa perché in realtà è un museo abitato. Mi ero soffermato perché una signora, una ragazza in realtà all'epoca, mi aveva detto: guarda che se noi viaggiamo lungo territori pericolosi con un'idea in testa, qui poi dovremmo richiamare anche rispetto a quello che diceva Pino, tutta la dimensione del desiderio, delle merci e tutto quanto, che però oggi non affrontiamo, viaggiamo con un'idea nella testa, e invece quello che ci troviamo è una precarietà dell'esistenza molto marcata, una casa che ti possono sgomberare da un giorno all'altro, senza lavoro, senza la possibilità di muoverci. Noi, se non andassimo in chiesa, usciremmo pazzi, mi disse. Pian piano io connessi queste frasi che mi venivano sempre più dette e a questo momento rituale, e però mi ci soffermai dal punto di vista proprio della tecnica esorcistica, cioè di come funzionava il rituale e di quello che permetteva alle persone. Pian piano, nel corso degli anni, mi sono reso conto che il dato che quella conversazione fosse avvenuta in un'occupazione abitativa, l'avevo sottovalutato. L'ho rivalutato nel 2020, durante la pandemia, quando la stessa persona mi chiama un giorno, perché io in un altro spazio abitato facevo e faccio uno sportello per redditi di emergenza, cose così molto tecniche. Lei mi chiama perché aveva un problema con una richiesta. E mi ricomincia a parlare, mi dice che lei era tranquilla perché frequentava la chiesa e perché comunque il suo vissuto era un vissuto di liberato, nel senso che poteva soddisfare le richieste della famiglia di soldi, dell'istruzione del figlio in Italia, di un minimo di vita, perché comunque aveva la possibilità di vivere in questo spazio in cui risparmiava l'affitto, non pagava l'affitto. In realtà lei la mette sul piano proprio che io posso vivere, perché altrimenti non potrei proprio vivere, perché i soldi per pagare l'affitto non ce li ho. E da questa lunga conversazione, in realtà a un certo punto mi dice, come cosa strana, però gli attivisti che hanno occupato questo spazio e mi hanno consentito di viverci sono mossi da Dio. Non lo sanno, ma sono mossi da Dio. E io devo dire che, come forse Pino ve lo dirà, c'è tutta una riflessione anche sul processo etnografico. Io l'avevo presa a ridere in un primo momento, mi sembrava un dato marginale, ilare, no? Avevamo lo Spirito Santo dell'autonomia. Però in realtà era un qualcosa che mi colpì dopo profondamente, perché abbiamo un ragionamento che ti pone innanzitutto la domanda: il rito libera la possibilità di agire e tranquillizza i soggetti, messa così sarebbe una forma anestetica, però poi non inficia la possibilità di un agire anche trasformativo. E soprattutto la domanda principale mi rimaneva: ma funziona il rito o funziona l'occupazione?
nella ripresa della capacità di agire del soggetto. E soprattutto rispetto alla dinamica del pentecostalismo nel suo tratto di creazione o avallo del neoliberismo, non c'è per niente una colpevolizzazione del soggetto del tipo che troviamo in molti luoghi dell'Africa: siamo poveri perché veneravamo il Dio sbagliato. Loro sono poveri e sono poveri perché ritengono di essere sfavoriti dalle dinamiche, dai regolamenti, dalle leggi e così via. E piccola parentesi, un giorno accompagnai il pastore, che è un laureato ad Asmara, per il riconoscimento del suo titolo di studio in Italia. E lui mi disse che questa dinamica era perfettamente comprensibile, perché era difficile ottenerlo. In realtà poi ci riuscimmo con una sorta di sotterfugio, perché in questo modo il mercato del lavoro veniva regolato su base razziale. Questa era l'interpretazione del pastore, per farvi comprendere che non siamo di fronte a soggetti facili, sono soggetti molto complessi, in cui secondo me pesa anche il loro background sostanzialmente politicizzato dell'Eritrea, no? L'Eritrea ha avuto un percorso estremamente rivoluzionario. E rispetto a quello che diceva Pino della questione della povertà interpretata come, e della ricchezza interpretata come segni divini, qua siamo in un altro ambito. Qui la povertà non è attribuita a un demone. Semmai per un passaggio di recupero dell'ideologia di se stessa è il riscatto che viene attribuito a Dio, allo Spirito Santo. Sono gli attivisti che mi consentono di avere casa, che sono guidati allo Spirito Santo, anche se non lo sanno e fanno gli atei. Però in questo meccanismo io non avevo appoggi, c'è solo un'etnografia del genere di Rafael Sanchez su Caracas in Venezuela, in cui l'autore trova un movimento pentecostale di venditori ambulanti che occupano case per sottrarle alla criminalità e tenerci le merci per venderle in giro per le strade, ma interpretano l'occupazione di casa come un dono, mentre i miei pentecostali non considerano un dono, considerano un'azione individuale. Semmai il dono è il fatto che ci siano delle persone che, senza essere pagate, sottolineano, fanno questa cosa qui. L'interpretazione di Sanchez non mi aiutava per niente, perché Sanchez ritiene che la costruzione neoliberista stia nella considerazione dell'occupazione di case come un fine in sé, e quindi recupera una critica marxista alla pratica di occupare case dei pentecostali. Onestamente credo che sia proprio una scemenza terribile, perché comunque sottrarre un bene al mercato non può essere considerato un'azione neoliberista. Ma non mi aiutava neanche sul piano teorico, perché la mia domanda era diversa. La mia domanda era semmai come si configura questa soggettività che da un lato sembra completamente depoliticizzata da un discorso religioso, dall'altra invece, a partire dal bisogno, riproduce un'azione che può essere anche trasformativa. E da ultimo, e chiudo così, lascio lo spazio, un minuto a Pino per tentare di anche ravvivare le mie domande, soprattutto il problema che mi si poneva, però questo forse lo si affronta un'altra volta, è la questione ancora una volta, del primato delle pratiche. E cioè, questi pentecostali che facevano queste azioni e che, da un lato, mi sono dimenticato, criminalizzavano l'idea di bruciarsi i polpastrelli per passare le frontiere e non essere riconosciute le impronte digitali, che criminalizzavano i finti matrimoni per passare le frontiere, però poi sul piano reale le facevano. E dicevano, è per la vita si può occupare, per la vita possono bruciare i polpastrelli, eccetera, eccetera. E io mi chiedo, e forse anche un po' provocatoriamente rispetto agli autori che abbiamo studiato, ma quando ci troviamo nelle chiese pentecostali in cui dicono che sono poveri perché hanno venerato il Dio sbagliato e sono stati puniti, oppure in questo modello che raccontava Pino di creazione del sé, ma poi la gente nelle pratiche che fa?
In questo, non mi ricordo chi è, Paul Guilford, che scrive Africa Shall Be Saved, su questi movimenti che appunto colpevolizzano in senso spirituale la loro povertà. Ma poi la gente nelle pratiche che fa? Questo mi sembra una domanda anche, glielo vorrei chiedere, ma non ho la mail degli autori. Lascio la parola a Pino per un tentativo anche di riconnettersi a me, e poi forse lo spazio al dibattito. Sì, nel frattempo chiedo a tutte e tutti di cominciare a scrivere qualcosa, reazioni, in maniera anche molto, qualche parola, qualche frase che riportiamo, perché non ne faccio un punto d'onore, manca un quarto d'ora alla chiusa e ce la possiamo fare. Categorica. Che fanno nelle pratiche, prof? Per forza. Io stavo parlando a microfono spento. No, io a rispondere a quest'ultima domanda, no, io credo che i problemi che tu hai posto sono importanti e mi pare che per certi versi vadano anche nella direzione delle cose che dicevo io rispetto a certe contraddittorietà. Io sono molto contento che tu hai parlato ad esempio del tuo caso, che proprio apre una finestra completamente diversa sul movimento pentecostale e anche nella, non solo la poliedricità, ma anche le diverse prospettive con cui si affronta. Ora, nel problema della pratica, e io lo ricollegherei al discorso che tu hai fatto a Rito, senza entrare in un discorso fin troppo, diciamo, disciplinare, che magari non interessa. Però c'è, che tu da una parte dici, ma è efficace il Rito l'occupazione? Io mi sentirei di dire, ma è una buttata e non posso approfondirla, perché... Ma secondo me sono efficaci tutti e due nella misura in cui vanno insieme. Certo. Cioè, e probabilmente l'uno senza l'altro non funzionerebbe. No, perché impazziresti davvero e non occuperesti se non avessi il rito, probabilmente. Esatto. No? E del resto, ma non è solo una garanzia psicologica, nel senso che vuol dire la stessa occupazione senza rito perderebbe il senso, certo, il significato profondo del perché si fa. Da questo punto di vista, io credo che la critica che faceva quell'antropologo sul marxismo, secondo me, non tiene conto di un altro livello, che non è solo quello di sottrarre il mercato, che è quello di come si crea la coscienza. E lì, secondo me, lui è un po' troppo, diciamo, meccanicista. Però, ora le pratiche, e finisco. E così rispondo, per aver risposto prima di tutto, ma le pratiche, secondo me, il problema è che la pratica in sé è un terreno quanto mai scivoloso, perché voglio dire, possiamo intendere da diversi punti di vista. Ora, nella pratica che si fa, innanzitutto la pratica è sempre guidata da una prospettiva, che la si riconosca o meno e che la si contraddica o meno. Cioè, intendo dire, io quello che credo sia importante è che la pratica va studiata non tanto nella sua adesione solamente, ma nella sua adesione, non adesione o contraddizione rispetto alla prospettiva. Perché assume senso proprio rispetto a quella prospettiva, qualunque cosa essa sia, non so se mi spiego. Cioè, il pentecostale che a un certo punto dice sì, vabbè, ma per me l'importante è liberare il demone e non l'occupazione, sta dando un senso alla pratica in quel modo. Certo. Ma lui dice queste cose, a me veniva in mente un posto dove i pentecostali non sono mai entrati, che sono l'occupazione a Messina scritte da Pietro Senta nel suo libro. Perché è interessante, non sono entrati i pentecostali, ma sono entrati gli spiriti dei morti, che dicevano delle cose e giustificavano degli atti contro lo spirito dell'occupazione fatto dagli atti. E io provocatoriamente, una presentazione, chiudo, dissi a Pietro, guarda Pietro, che se tu li vedi in maniera strumentale sbagli, devi vedere la reale aggettività dello spirito, anche se esso non esiste. Cioè, te lo dice uno che non è credente, ma il fatto che lo spirito non esista non è che non agisca. Anzi, agisce proprio perché non esiste, da buon Levi-Strauss, no? Sì, però questo vuol dire, allora, nella pratica, la dimensione del rapporto con l'altro, col demone, cioè, diventa centrale. Però qui, siccome già vedo delle domande, vai, vai. Potresti vedere, perché sembra parlato fin troppo.
Però sulla domanda di Ventura io non mi sento di rispondere, nel senso che forse, Robato, accumuliamo altre domande, non so come vogliamo procedere. Sì, io ne aspetterei un'altra mentre leggiamo ad alta voce, vabbè, tutti la leggiamo qua in chat, ma forse per il video registrato è bene leggerla. Ci chiede se c'è subalternità, secondo i relatori, quello che abbiamo sentito raccontare, il Prosperity Gospel, il Vangelo della prosperità e il neoliberismo, oppure uno spazio per l'evangelizzazione del neoliberismo. Interessante, sono che rapporto c'è tra queste due. Io ci butto anche, la faccio io una mezza domanda. L'ha accennato il professor Schirripa prima, il passaggio da, se esiste, se così lo si può raccontare, al partito politico, dei neopentecostali o questo fenomeno, cioè il passaggio da chiese della Pentecoste a rappresentanza organizzata politicamente, fino a pesare alle elezioni, alle presidenze di interi paesi, eccetera, eccetera. Insomma, questo passaggio, quindi non solo il rapporto col mercato, ma il rapporto con la politica, una battuta forse merita in un seminario che parla di questo grande, come dire, tema. Chi vuole cominciare? Pino. No, io ho due parole. Inizierei da quella di Claudio, forse è più semplice. Il problema che ha posto Marco è veramente grosso. Comunque, no, io non so se non credo che saranno un partito politico. Credo che avranno delle espressioni politiche che a mia conoscenza, ovviamente posso sbagliarmi, ma l'unico in Italia, l'unico pentecostale eletto in Parlamento è stato eletto nelle liste del PD. Voglio dire, io non lo giudico esattamente un partito di sinistra, però non giudicherei che sia un partito sciovinista di destra. Ecco, poi e altrove, ripeto, ci sono delle rappresentanze, ma ci sono anche, questo è interessante, perché è sintomo di una strategia politica quanto più interessante, le alleanze trasversali, cioè i pentecostali eletti in diversi schieramenti politici su alcuni temi fanno lobbying insieme dentro il Parlamento. Certo. E questo, secondo me, è che da una parte è segno di una flessibilità, dall'altra anche però di una certa, diciamo, di una visione a certi valori importanti che loro giudicano tanti. Ora, il problema del rapporto, io faccio un po' il furbo, dunque rispondo a Marco, però semplificando la domanda, spero che non sia la perché è veramente complessa. Il rapporto tra neoliberismo e prosperity gospel. E secondo me è abbastanza complesso. Io non so se c'è uno spazio per l'evangelizzazione del neoliberismo. Credo che siano due movimenti dialetticamente connessi, nel senso che in qualche modo si riflettono allo specchio seguendo ognuno il suo discorso. Secondo me c'è più un'idea, un'adesione a un modello ideologico comune, quello dell'individuo e dello spazio individuale. E questo lo dico perché il problema è capire quale tipo di evangelizzazione del neoliberismo portiamo avanti. Il neoliberismo di per sé non è laico. So che faccio un'affermazione forte, ma non mi pare che i grandi paesi, immaginate l'unico, cioè, che un presidente degli Stati Uniti fa come Tsipras, che non giura sulla Bibbia perché è ateo, no. Anzi, richiama Dio alla dimensione religiosa in un paese come quello americano, nella politica americana centrale. Quindi il problema è che cosa, quale. Poi non credo che il credo di Biden abbia a che fare con il credo di Trump, per fare un esempio. Non credo che, appunto, cioè, mi chiedo. In questo caso forse mi viene in mente che dentro il neoliberismo loro portano un certo tipo. C'è da aggiungere una cosa, alcuni evangelisti, alcuni pentecostali dicono che il mondo cambierà quando tutti saranno pentecostalizzati e hanno una piattaforma politica da questo punto di vista. Penso ai testi di Marshall sulla Nigeria, ma anche ad altre cose che sono state dette.
però mi fermo perché ci sono già altre due domande. Proposta operativa, le leggo, due battute e chiudiamo. Costantini, va bene? Perché così facciamo... Pentecoste e Babele, Torre di Babele, sono due testi biblici, li leggiamo in correlazione? Cioè, il parlare in lingue come atto di liberazione dall'impero, dall'oppressore. Come spiegare allora, se facciamo questa lettura dei due testi, come spiegare allora la contiguità di alcune forme di pentecostalismo con le destre ultranazionaliste? Vedi vari episodi, tra cui anche 6 gennaio. Poi ci chiedono, grazie degli interventi, la domanda... che ruolo gioca l'appartenenza alla Chiesa Pentecostale Eritrea o altre della diaspora rispetto alle rimesse alle famiglie nel paese di origine? Le rimesse, i soldi mandati da un paese a un altro, a casa. Se solleva dal non poterle mandare o no, anche rispetto al discorso sulla condivisione e accumulazione individuale della ricchezza di cui prima abbiamo fatto cenno. Bellissime allora, domande, grazie a tutti e a tutte per averci seguito intanto. Io parto dalla seconda, perché è più facile. Non solleva, non c'è quella rottura dello spazio individuale, dello spazio familiare avvenuta col pentecostalismo. La pressione sui migranti è abbastanza grossa da parte delle famiglie e oltretutto la situazione in Eritrea ed in Etiopia è abbastanza complessa e tragica, per cui non ci si sottrae alla logica delle rimesse, tant'è che la Eden, che così l'ho chiamata la pentecostale che mi parla, dice: io posso essere una buona migrante che manda i soldi a casa perché ho questo spazio e ho questa possibilità di salvare 150 euro al mese, 100 euro al mese per mandarle a casa. No, però è vero che la Chiesa sostituisce delle reti di solidarietà in parte a quelle familiari e soprattutto in parte a quelle intrapartitiche, perché finora l'Eritrea aveva già rotto con uno spazio familiare in parte e le forme della solidarietà giocavano all'interno dell'appartenenza ai diversi fronti e con quelli rompe fortemente, appunto perché quello quando si faceva politica era la via del demonio. Quindi questa è la risposta. Per la prima domanda, invece, secondo me la faccenda è estremamente più complessa, in parte perché, come ci insegna la storia, io guardo molto alla storia perché ci insegna tanto, no? Forse è veramente l'unica scienza perfetta, a parte il fatto che poi l'ha scritta qualcuno o qualcun altro, però quello è successo, quello sappiamo che è successo è... lo possiamo ragionare. La storia ci insegna che qualunque linguaggio può essere spostato verso un senso e un altro, verso la giustizia sociale o verso la diseguaglianza, a giustificare la diseguaglianza o a promuovere la giustizia sociale, verso un tipo di reazionarismo piuttosto che verso un tipo di progressismo. La storia dei movimenti africani ci insegna questo, no? Un cristianesimo portato lì dai colonizzatori per disciplinare i corpi oppressi e subalterni degli africani, a un certo punto diventa lo spazio in cui nascono scintille di liberazione, proprio giustificando la liberazione, sta guardando l'orario, in senso religioso. Quindi questo è secondo me da tenere in mente. Io da antropologo, per esempio, mi riesco poco, mi faccio questa domanda ma mi riesco poco a rispondere, perché ci puoi fare qualunque cosa con le religioni, no? Voglio dire, c'era un'area cattolica nelle Brigate Rosse, quindi veramente puoi fare qualunque cosa. Il punto però rispetto alle destre ultranazionaliste, che è vero in molti paesi, sta secondo me nella questione del fondamentalismo di tipo morale che il pentecostalismo in qualche modo propone. Fondamentalismo è una brutta parola per un antropologo, però me la lasciate passare, perché rispetto alle questioni del corpo, della sessualità, eccetera, eccetera, è vero che propone un discorso di tipo neotradizionale, non so se si può dire questo termine, ed è vero che si sposa con un'etica neoliberale che non è per niente laica, ma anzi è che è un'etica che fa del disciplinamento dei corpi
diciamo, per i bisogni della produzione post-industriale, direbbero quelli radicali critici importanti, il suo centro. È vero che comunque mette in atto delle forme di controllo molto forti, e su questo forse prende il discorso del legame tra destra ultranazionaliste e pentecostalismo, soprattutto su questo, diciamo, lato anti-omofobo, non so come, homo trans lesbofobo, non so come si dica esattamente, e quindi su questo aspetto. Forse ci sarebbe materia per discutere per altre 5-6 ore, ma credo che la cosa non si possa fare. Quindi io vi saluto, sono le 18:30. Ringrazio dell'invito e dell'organizzazione, e lascerei la parola a Marco Ventura ancora se vuole darci un saluto conclusivo. Grazie infinite a tutti da parte mia, eh. È stato così un bellissimo coronamento del lavoro fatto insieme, come dicevo in apertura, e come dire, a maggior ragione dopo gli spunti, a maggior ragione dopo gli interrogativi. Siamo, come dire, ulteriormente stimolati a proseguire. E un grande incoraggiamento a entrambi voi, perché nelle diverse prospettive generazionali il lavoro su questo fenomeno così decisivo prosegua, anzi si intensifichi, si arricchisca. Un incoraggiamento a Claudio Paravati perché non faccia mancare, come dire, il contenitore e lo spirito di confronti in questa impresa. Grazie a tutti e tutte per aver partecipato, seguito, e alla prossima, se si può dire così, alla prossima. Grazie anche Claudio di aver fatto da colonna vertebrale. Grazie. È la sua vocazione, è la sua vocazione. Arrivederci, grazie. Grazie, 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 grazie. È sempre un piacere poter condividere uno spazio con voi. È vero, anche per noi. Arrivederci. Grazie infinite anche ai nostri ricercatori, a tutti, grazie, grazie mille. Grazie.